E così è partito tutto il discorso della fagocitificazione. L'anno seguente le lenti intraoculari e nel 78 è iniziata la mia esperienza nel settore della miopia elevata. Vale dire, un miope elevato che non riesce a portare la lente a contatto, fa conto 15 diottrie di miopia, che non riesce a portare la lente a contatto con l'uso dell'occhiale è un handicappato grave, perché basta che l'occhiale si sposti di mezzo centimetro, è completamente fuori fuoco. Allora, avendo acquisito tutte queste competenze per quanto riguarda la chirurgia del cristallino, ho pensato di asportare il cristallino trasparente del miope elevato, inserire dentro una lente intraoculare, in modo che il paziente aveva una lente intraoculare, aveva una visione naturale. È un concetto vecchio di 150 anni e che però non era stato mai realizzato perché non c'erano gli strumenti e che io ho realizzato. Per cui in Italia fino ad allora nessuno aveva provato a fare questa cosa. In campo internazionale nessuno aveva provato a fare questa cosa. Nessuno. Anche oggi, se tu chiedi a un oculista di fare questo tipo di interventi, nella grande maggioranza dei casi ci penso due volte. Le difficoltà di questo intervento quali sono? Pratiche? Due. Il primo è valutare esattamente le condizioni della retina, perché la retina del miope elevato è una retina molto molto delicata e quindi il laser mi aveva insegnato tutta la prevenzione del distacco di retina. Quindi oggi è indispensabile avere un'analisi delle condizioni retiniche dettagliate, prima. Poi, secondo, la parte chirurgica, che c'è la remora, perché il cristallino è trasparente e quindi vai a tirare via uno tessuto che funziona. Però la cosa importante qual è? Se mette al centro la domanda di salute del paziente, di indipendenza del paziente. Quindi questo interferire a livello organico per ottenere un risultato funzionale migliore è il senso di questa. È come il senso poi della medicina di adesso in tanti aspetti. Mi sa che non sei stato. Come dire, non ti hanno accolto a braccia aperte subito quando hai detto questa cosa? No, per fortuna c'è stata la risposta dei pazienti, entusiasti a dire poco. Tu gli davi la vista? Come? Tu gli davi la vista? L'indipendenza. Girare senza occhiali, a un miope elevato è un'esperienza straordinaria. Un giornalista, Maurizio Chierici, di Parma, con cui abbiamo legato, gli ho parlato di questa esperienza e insieme abbiamo fatto un librino, Alla fine del buio, in cui abbiamo raccontato l'esperienza dei pazienti prima e dopo l'intervento. Negli Stati Uniti, per dirti, il discorso è piaciuto molto, però nessuno si attentava a farlo. Per cui c'è avuto anche lì alcuni anni. Perché c'è il rischio che se poi ti va male, ti accusano che hai tolto un cristallino trasparente in un miope elevato, che cosa succede, eccetera. Quindi la prevenzione è sempre stata un punto forte che dovevi proprio curare al 100%. Questi contatti negli Stati Uniti mi hanno dato un sacco di indicazioni, sia tecniche naturalmente che di tipo preventivo, e oggi è un'operazione che viene fatta comunemente, il nome che chiamano oggi è lensectomia. Tira via la lente, che è improprio perché non è un'esectomia, è la sostituzione del cristallino. Ti voglio chiedere però una cosa personale. Vai. Io sono un ex miope, leggero, no? Lo sai che io ho fatto l'intervento in laser, ma poco, 5. 5. Quindi una cosa. Però non potevo praticare il discorso tranquillamente. Non avevo, so cosa vuol dire, no? Il senso dell'indipendenza. Certo. Mi posso solamente immaginare cosa uno che avesse 15 diottrie. 20, 25. Io mi ricordo perfettamente la sensazione di quando la mattina, passate le cicatrici, perché io facevo prima l'intervento, ci voleva tempo, l'altro, sentivo ancora graffiare sulla cosa, ma aprivo, cercavo gli occhiali sul comodino
e dicevo, ma io ci vedo, non c'ho bisogno degli occhiali. È una sensazione pazzesca. Pazzesca. Ma quelli che facevano questo salto tre volte tanto, sì, cosa ti dicevano? Cioè, cosa ti ricordi di una persona o di più persone che, dopo che hai fatto questo intervento, ti ha detto qualcosa di che ti ha segnato? Sono stati anni intensissimi in cui c'era questa comunicazione col paziente, perché capì che proprio cambiava. Abbiamo raccolto in un libro dove ho operato più di, credo, 2500 pazienti e delle fotografie, e mi ricordo in occasione di un'accademia americana io ho presentato la casistica, la documentazione, eccetera, e poi alla fine ho proiettato le immagini dei pazienti prima e dopo l'intervento con una domanda precisa: secondo voi, tra la prima e la seconda immagine, la differenza è solo che nella seconda non ci sono gli occhiali o c'è qualcos'altro? In cui vedi che sono questi, il viso di questi pazienti che cambia completamente. E quindi questa è stata un'esperienza gratificante, intensissima. Ce l'ho qui quel libro, te lo faccio vedere. Vai. Ecco che sono i pazienti operati prima e dopo. Immagini la differenza. Vabbè, altri uomini, altre donne. Cambia proprio, come dicevamo prima, l'identità. Guarda. Lo sforzo del paziente per cercare di mettere a fuoco le immagini con l'occhiale. Il prima e il dopo, guarda questa, la dipendenza e la consapevolezza. Cambia tutto. La felicità. Esatto, cambia tutto. Quindi il rischio dell'intervento, guarda, qui si sembra Pinocchio questo. Questa. ...2611 pazienti, tutti affetti da miopia elevata, operati per questa chirurgia del cristallino trasparente, a scopo ottico, quindi, a scopo ottico. È sicuramente un'esperienza importante. E, qui c'erano anche le lettere di quelli che ti scrivevano. Non so alla fine, ci sono tutte le lettere di chi in quegli anni mi scriveva, sono colleghi da tutto il mondo. Medici che ti dicevano, ma che stai facendo, sei matto? All'inizio erano molto su questo tono qui, poi sono un po' cambiati, da Germania, Missouri, Parigi. Questa è stata, diciamo, per la parte oculistica, la parte centrale più importante del percorso, che è iniziato con questo secondo libro, in cui questo è un libro che io ho cercato di pubblicare sia negli Stati Uniti che in Germania, ma nessuno voleva pubblicarlo. C'erano delle immagini che non piacevano, e allora l'ho pubblicato io. È il primo, sicuramente in Europa, è il primo documento in cui viene documentata la microchirurgia. Che anno era, Franco? Qui, dunque, le foto sono del 1978, il libro credo che sia dell'81, 80-81, ecco. Sì, qui si vede molto bene la lente intraoculare. Questa è già la lente evoluta. C'erano delle lenti che poi sono state abbandonate, ma questa è già la lente che viene impiantata anche adesso. Eccola, qui si vede bene.
Ma chi ha avuto un impianto con la prima lente poi cosa veniva? Sostituito con quella migliorativa o manteneva quando, quella? Quando sono venute fuori queste lenti le abbiamo sostituite. Ecco, guarda come si vede bene qui. Il potere della lente, il nome della ditta. 19,5 significa che era 19 diottrie. Sono le diottrie. Cioè questo non vedeva niente. Diottrie. Questa è la documentazione che è servita perché ha creato questo microscopio operatorio la differenza. Prima c'erano le teorie, le discussioni, i lavori scientifici, io ho visto tanti casi, ho avuto questa, qui invece ci sono le fotografie, cioè, è così. Con tutte le varie fasi dell'intervento colpisce il rapporto tra la mano e questo strumentino e la dimensione dell'occhio. Grazie al microscopio. Thank you.